Eccoci qua ancora una volta, oggi parliamo di Neon Demon, ultimo film di Nicholas Winding Refn. Ok, allora, innanzitutto non me la tiro assolutamente dicendo che io non seguo quel tipo di cinema lì, non è il mio cinema, no, non mi interessa, non mi appassiona nel senso di hype verso il cinema, perché poi alla fine quando lo vedo rimango rapito da questo tipo di cinema. E così è stato per Neon Demon, film horror distribuito dalla Koch Media, Midnight Factory, per cui avevo un po' di timore, perché io sono un po' terrorizzato dai film horror, insomma mi cacco facilmente addosso. Sospettavo comunque fosse più un esercizio di stile, un vero e proprio film d'autore più che un film horror, e infatti così è stato, anche se una tonalità horror ce l'ha e non è neanche proprio del tutto light, diciamo le cose come stanno. Più che horror come lo conosciamo noi, è molto onirico, in certi momenti palesemente diretto, ma è più un enorme viaggio. Infatti Rando, che saluto, che mi ha convinto ad andare a vedere questo film, lui è un appassionatissimo di Refn, me l'ha descritto più o meno in questo modo. Ecco, quello che posso dire io da appassionato di cinema, che un po' mi vergogno di questa mia mancanza, cioè mi vergogno di questa mia poca voglia nell'andare a vedere film e un cinema d'autore di questo tipo, film particolari che non sono sicuramente blockbuster. Consideriamo che questo Neon Demon credo che abbia incassato meno di Alex L'Arieta in Italia, se non ho capito male mi sembra 500 euro per sala, quindi zero meno totale, però è un peccato, perché la sensazione è come entrare in una galleria d'arte e attaccato al muro ci sono i fotogrammi del film. Ogni fotogramma è incredibile, è una fotografia d'artista, è un quadro, è impressionante. È un bellissimo film, come ho detto nel mio status ieri appena tornato dal cinema, è proprio un film bello da vedere, meravigliosamente bello. Ti incanta la regia, i movimenti di macchina, il colore, la fotografia, le musiche, è veramente un film bellissimo. La storia è una storia che alla fine in questo singolo caso conta poco, però c'è, secondo me anche quasi sempre citando Rando, è un enorme trollaggio al mondo della moda, alle meccaniche della moda, alle meccaniche della vita da modella, di questo mondo terrificante basato solo sull'esteticità, ed è ben fatto. Se quello era l'obiettivo, boom, colpisce in pieno. Ho anche letto che la gente a Cannes è uscita poco dopo per la superficialità, scusate, di questo film, e posso anche capirla questa cosa della superficialità, ma credo che sia esplicitamente voluta, e quindi bisogna, come dico sempre, bisogna anche capire il progetto di questo film. Secondo me è un progetto assolutamente interessante. Chi ama il cinema in generale a 360 gradi deve andare a vederlo, deve recuperarlo, perché ormai in sala la metà, ieri siamo dovuti andare a Rimini per vederlo perché a Ravenna in zona l'avevano già tolto ovunque, va assolutamente visto. Anche qui l'ennesima volta, è una cosa che ultimamente mi capita troppo spesso, arriva a un certo punto che il film finisce, ovvero si ha la percezione di una fine, cioè dice oh ok, questa è l'ultima scena, è finito, buon, perfetto, non fa una piega, e poi è come se ricominciasse. È successo con parecchi film ultimamente, anche qui succede, nell'ultima parte subito ho detto bah, secondo me non ci stava, forse è un po' troppo calcata, ma è proprio l'ultima parte la più assurda, la più forse difficile da comprendere. Immagino che sia proprio il timbro finale nel trollaggio del mondo della moda, nel trollaggio di questo mondo che vive per estetica, per apparenza e per superficialità, e quindi forse lo devo reinterpretare. L'ho capito parlandone, ma non l'ho ancora capito all'interno, cioè dentro devo ancora un po' capirlo. Secondo me è un film che va visto, punto. Amanti del cinema dovete vedere questo film. Se siete amanti dei blockbuster, dopo 5 minuti siete addormentati belli e buoni, vi svegliate alla fine, vi alzate e dici che cazzo ho visto, non lo so, la pubblicità di un'agenzia immobiliare. Perfetto, grazie mille ancora una volta, puttana visione, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, stay tuned, condividete, sharate tutto quello che volete, Robin Rani, Lega Nerd, bla bla bla, belli che siamo, il cinema spacca i culi e questo film anche, bella voi.